La campagna rischio lockdown. De Luca si è detto pronto a chiudere la regione in caso di un'ulteriore impennata del Covid-19. Sull'intenzione del governatore, i cittadini si dividono. Con i contagi fuori controllo c'è chi ritiene inevitabile serrare la campagna e chi invece, soprattutto commercianti e imprenditori, si dicono contrari a una misura che potrebbe mettere definitivamente in ginocchio settori già colpiti dalla pandemia. Il governatore sta facendo bene, quindi ogni decisione che prenderà sicuramente sarà positiva e nel nostro interesse. Quindi anche in caso di chiusura della campagna? Della campagna, sì. Tutto, perché bisogna, la cosa è grave, è molto grave, più grave di quello che noi possiamo pensare. Anche perché purtroppo non c'è molta disciplina tra di noi. Gente che va fuori, viene qua. Spero di no, perché comunque servirà a poco, secondo me. Perché comunque bisogna vivere. È un'epidemia, dobbiamo, è una pandemia, dobbiamo stare tutti attenti. È solo l'attenzione di tutti, secondo me. Attenzione, attenzione, attenzione. Quindi... Perché chiudere di nuovo tutto sotto le festività di Natale, poi avvengono i morti di Natale, secondo me sarebbe, non dico uno sfracello, però si vede. La gente spende poco e allora l'economia non va, cioè in campagna secondo me non va, non bisogna chiudere, ci deve stare attenzione di tutti, ecco qua. Anche la bambina è d'accordo con il papà? Sì, questa mattina ha detto sì, voglio uscire con la mascherina, c'è il coronavirus, ha detto. Ma secondo me De Luca dovrebbe un attimo temporeggiare, perché prendere decisioni troppo affrettate in questo periodo, che per i commercianti soprattutto non è una decisione molto... dovrebbe un attimo temporeggiare e aspettare se la pandemia inizia a crescere, se i contagi appunto aumenteranno. E è una decisione un po' presa così, su due piedi, da parte mia non la vedo favorevole, sì. Io dico sempre che la salute innanzitutto, ci mancherebbe, però queste sono delle situazioni che vanno gestite nel migliore modo possibile, perché non bisogna perdere di vista anche l'aspetto finanziario, le attività produttive, tutte, una cittadina come la nostra, ecco, nella fattispecie, in un momento in cui un lockdown di chiusura totale vuol dire proprio che tutte queste saracinesche, tutte queste attività è la fine. Noi, il paese Italia vive sul debito, però a un certo punto questo coronavirus che ci sta proprio penalizzando in tutto e per tutto. Allora benissimo, la chiusura, la salute, ci mancherebbe, le persone anziane, i giovani, tutti, ma ci mancherebbe. Però vuol dire che le attività produttive devono essere sostenute e aiutate. Il MES per la sanità, stiamo aspettando i 200 miliardi dall'Europa, d'accordissimo, però le attività devono essere, perché sono posti di lavoro.